Buongiorno a tutti. Oggi vorrei illustrare un caso del Tribunale di Genova nei confronti di Carige, l'attitudine, diciamo, che c'è da parte di questo tribunale che secondo me vuole affondare definitivamente la banca che, ricordiamo, oggi ha una capitalizzazione di 100 milioni di euro e in un anno ha perso l'80% del suo valore in borsa. Per fare questo userò, innanzitutto vi farò vedere un video sulla questione del gioco delle tre carte, poi si spiegherà bene per cosa c'entra con quello che stiamo vedendo. E quindi faccio andare il video su YouTube, dove, che fa vedere questo tipico gioco che viene fatto normalmente vicino alle stazioni da degli imbonitori con un tavolino di fortuna, dove la gente è invitata a scommettere, di indovinare dove si trova l'asso, in questo caso l'asso di quadri. E stranamente, nonostante che i movimenti non siano particolarmente veloci da parte del performante, non si riesce a scoprire effettivamente l'asso dov'è rispetto a quando viene mostrato all'inizio. Notate bene la velocità con cui il prestigiatore, diciamo, muove le carte. E ora finalmente abbiamo la spiegazione del trucco. Perché l'asso non si trova? Notate che il performante copre con un dito un angolo della carta. Questo è il punto. Quell'angolo della carta è le carte sono ovviamente truccate e l'angolo della carta mostra che mentre la carta intera ha un simbolo, nell'angolo viene mostrato un altro simbolo, quindi se si fa vedere solamente i tre simboli, i due simboli in alto, ovviamente rimane coperto l'altro valore della carta. Quindi le carte hanno un doppio valore, il 2 di fiori è un asso di quadri, se viene mostrato senza aprirlo completamente, l'asso di quadri è un 2 di fiori se non viene mostrato completamente. Ed ecco così spiegato un banale gioco di prestigio. Le carte sono truccate, la spiegazione è quella. Allora, come si fa a vedere se le carte sono truccate? Esattamente così, andandole a vedere nella loro completezza. Questo è quello che io ho fatto in un procedimento presso il Tribunale di Genova, dove sono intervenuto nel 2014 all'Assemblea degli azionisti per contestare i risultati del bilancio. E che cosa ho detto in questa assemblea? Ho semplicemente detto che la banca ha dimenticato di considerare nel suo bilancio i 25 miliardi che risultavano, secondo me, dalla lettura attenta della contabilità, ovvero sia la famosa cifra, la provvista che la banca ha creato per poter effettuare gli impieghi durante l'esercizio. Questo tipo di contestazione che ho iniziato in solitaria davanti alle assemblee delle banche, andando addirittura fino all'assemblea della Banca Nazionale Svizzera, che anch'essa aveva 700 miliardi di franchi non contabilizzati nelle entrate dei flussi di cassa, in questa battaglia poi negli anni, nel 2015, si affiancarono anche l'onorevole Carlo Sibilia del Movimento 5 Stelle, condividendo le mie osservazioni, e il magist all'epoca magistrato onorario Elman Rosania, che poi venne sollevato da questo incarico. Cioè, che cosa facevamo? Andavamo nelle assemblee degli azionisti delle banche e contestavamo questa mancata contabilizzazione nei flussi di cassa del denaro che le banche creano dal nulla quando effettuano gli impieghi. Ovviamente, questa mancata contabilizzazione dà origine a una provvista in nero per i gestori della banca che per ora non sappiamo bene dove vada a finire. Poi in altri video avanzeremo delle ipotesi. Quindi che cosa succede? La recente ordinanza, io quindi ho fatto un Ho citato la banca per avere ormai nel 2018, dopo 4 anni, il riconoscimento della cifra che ho ritrovato come mia proprietà, cioè il riconoscimento della proprietà di questa cifra da
visto che la banca continua a negare l'esistenza stessa di questa cifra con la quale ha fatto i prestiti, ha creato i depositi nel tempo, ho chiesto al tribunale di, in primo luogo, riconoscermi la proprietà della cifra ritrovata o, in subordine, di darmi il premio per il ritrovamento ex articolo 930 del Codice Civile. Allora, in questa ordinanza che fissa l'udienza il 7 febbraio 2019 si dice: letti gli atti, e poi invece si vedrà che questi atti non sono stati letti. Rilevato che la parte attrice ha agito ai sensi dell'articolo 930 del Codice Civile per ottenere il premio conseguente al ritrovamento di cosa mobile, e no, io ho agito per avere il riconoscimento della proprietà del ritrovamento e solo in subordine per il premio del ritrovamento. Quindi, letti gli atti, non si sa bene cosa voglia dire in questo caso. Il giudice, ritenuta l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti da parte attrice in quanto valutativi. Vabbè, ritengono che le prove che abbiamo fornito non sarebbero sufficienti, ma noi avevamo già chiesto un accertamento tecnico preventivo del tribunale nell'anno prima, e questo accertamento tecnico all'epoca c'era stato rifiutato, motivando che non era urgente, che non c'era l'urgenza, e addirittura sollevando la questione della temerarietà della causa. Cioè, noi che cosa stiamo chiedendo al Tribunale di Genova? Stiamo dicendo: guardate che la banca è molto più ricca di quello che sembra dai bilanci, perché la contabilità non è stata tenuta correttamente. Nell'ultima assemblea in cui ero andato, in cui si doveva rinnovare il collegio sindacale della banca stessa, avevo chiesto all'allora presidente Tesauro, avevo chiesto di poter interrogare i candidati a far parte del collegio dei sindaci di revisione per sapere se erano in grado di contabilizzare correttamente un ipotetico prestito fatto dalla banca di 100.000 euro. E ho detto: vediamo se questi candidati sindaci sono in grado di effettuare le scritture contabili per una semplice operazione di prestito, perché altrimenti che cosa possono sindacare in una banca che secondo me ha creato oltre 25 miliardi senza iscriverli negli afflussi di cassa della banca stessa? Ma torniamo all'ordinanza. Allora, ritiene inammissibili i capitoli di prova dedotti da parte attrice in quanto valutativi. Da notare che tra i capitoli di prova che avevamo messo, noi ci opponiamo qui a Carige, difesa dallo studio Roppo Canepa, avevamo addirittura citato lo stesso testo di diritto che viene insegnato nelle università, nella facoltà di giurisprudenza, redatto dallo stesso avvocato Roppo. Quindi abbiamo preso il suo testo, quello che viene insegnato nell'università, per dire: guardate, anche l'avvocato, quando è docente, insegna quello che noi stiamo dicendo sulla questione della moneta. E naturalmente invece qua viene ritenuto inammissibile o valutativa questa prova ulteriore. Chiaro che questo, noi dicevamo, com'è possibile che il docente Roppo all'università insegna una cosa, poi in udienza dice il contrario? Vabbè, niente, questo è inammissibile. Poi, ritenuta l'inammissibilità dell'istanza ex articolo 213 CPC, nonché di esperimento di CTU, tenuto conto dell'irrilevanza degli accertamenti e della natura esplorativa degli stessi, in mancanza della produzione del bilancio da cui eventualmente trarre i dati contabili e comunque la superfluità in relazione alla domanda svolta. Cioè, io sostengo che la banca non ha fatturato, fra le virgolette, 25 miliardi. Notate bene che se si accerta questo fatto, e quindi si obbliga la banca a correggere i bilanci secondo questa creazione di moneta che è stata ammessa dalla Banca d'Italia, perché all'interrogazione della Commissione Finanze rispose fornendo una statistica dal 1980 fino al 2016 di tutta la moneta creata dalle banche italiane, e l'ultimo anno riportava una cifra di 1.000 miliardi. Quindi sappiamo che nell'aggregato le banche creano 1.000 miliardi, ma quando si chiede al tribunale di verificare quanto ha creato la banca a Carige, ci scontriamo contro questo muro di gomma. In pratica,
Devo dire sinceramente, il tribunale non ha nessuna voglia di accertare questa irregolarità contabile e in questo modo toglie la prima possibilità di salvataggio dell'istituto, che è quella di poter esporre attivi per 25 miliardi che prima non risultavano dal bilancio. Poi, questa citazione dell'articolo ritenuta l'inammissibilità dell'istanza ex articolo 213, ma andiamo a vedere cosa dice questo articolo 213. L'articolo dice che il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo. Quindi noi si parlava di verificare con l'Agenzia delle Entrate questo problema di questa mancata contabilizzazione della creazione di denaro, e invece appellandosi all'articolo che consentirebbe al giudice, se vuole, il giudice lo può richiedere d'ufficio, cioè l'accertamento d'ufficio, l'accertamento giudiziario di quello che noi abbiamo sollevato davanti al tribunale ci viene rifiutato. Cioè ci viene rifiutata la CTU, ci viene rifiutato l'accertamento presso l'Agenzia delle Entrate e si sostiene che c'è una mancanza di produzione del bilancio, ma il bilancio lo sappiamo tutti, il bilancio della Banca Carige è tranquillamente pubblicato ogni anno e ancora oggi lo troverete sul sito della Banca Carige, ci sono tutti i bilanci di tutti gli anni, quindi reperire questo bilancio consiste semplicemente nello scaricarlo dal sito della Banca Carige. Proprio questo è importante fare perché se noi producessimo un bilancio direttamente non si potrebbe sapere se è effettivamente quello di Banca Carige, mentre se tu lo scarichi dal sito della banca stessa sei sicuro che sia il bilancio presentato dalla banca. Quindi, inammissibilità della possibilità di richiedere d'ufficio di fare l'accertamento giudiziario da parte del tribunale, inammissibilità di esperimento di CTU, ma tenendo conto dell'irrilevanza degli accertamenti, irrilevanza, stiamo parlando di andare a verificare se la banca crea soldi dal nulla di nascosto oppure li contabilizza in bilancio. Questo è il punto. Siccome che il fatto che le banche creano i soldi, creano i depositi, è ammesso dalla stessa Banca d'Italia, non si capisce perché è irrilevante. Ora, io non sono un avvocato, quindi sto contestando questa ordinanza per la sua intrinseca assurdità e per la negazione del fumus boni iuris, che invece noi avevamo supportato con un corpus di prove abbastanza esaustivo, fino addirittura a contestare la linea di difesa dell'avvocato di controparte, che quando si mette il cappello di docente dice certe cose nei suoi testi universitari e poi dopo, quando fa il difensore della banca, diventa dottor Jekyll e Mr. Hyde, e sconfessa se stesso docente. Dunque, andando avanti. Andando avanti, quindi in mancanza da cui eventualmente trarre i dati contabili, comunque la superfluità in relazione alla domanda svolta, cioè è superfluo andare a vedere il bilancio perché si potrebbe scoprire che quello che noi diciamo è vero e quindi secondo il giudice è superfluo scoprire che la banca ha nascosto 25 miliardi. Andando avanti, inammissibilità delle istanze di accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Che interesse potrebbe avere l'Agenzia delle Entrate quando la tassazione è dell'ordine del 30% sui profitti di una società e 25 miliardi, la scoperta di 25 miliardi avrebbe potuto portare nelle casse pubbliche più di 8 miliardi? No, non c'è nessun interesse a far entrare nelle casse dello Stato questi soldi. Va bene. Ritenuta la causa matura per la decisione, cioè non facendo la CTU, non facendo gli accertamenti necessari, non facendo l'accertamento giudiziario, non chiedendo all'Agenzia delle Entrate la controprova, la prova del 9 di quello che stiamo dicendo, la causa è matura per la decisione. Quindi si rinvia la causa al 7 febbraio 2019.
per la precisazione delle conclusioni, eccetera. Genova, 8 novembre 2018. Quindi il 7 febbraio 2019 chiederemo, immagino, di invece fare questa istruttoria, perché non si può presumere che tutte le prove portate non servano, che fare gli accertamenti non serva, che guardare il bilancio non serva, che la materia non interessi l'Agenzia delle Entrate, perché sono veramente palesemente fuori da questo mondo. Però questo dimostra una cosa, dimostra che non solo i giudici non hanno interesse a salvare la banca, perché 25 miliardi di profitti fanno la differenza per una banca che ha 100 milioni di capitalizzazione di mercato, no? Ma gli stessi avvocati che difendono la banca, negli ultimi anni, nonostante che siano cambiate 4 volte l'amministrazione stessa della banca, gli avvocati che la rappresentano sono sempre gli stessi, anche loro non hanno nessun interesse a scoprire che la banca è molto più ricca di quello che sembra e non ha nessun bisogno di alcuna ricapitalizzazione se non semplicemente di tenere a posto i libri contabili e di registrare quindi le poste che a oggi risultano mancanti. Cosa dire? Questo comportamento è assolutamente irrazionale e nel caso degli avvocati della banca addirittura suicidale, perché impedisce alla banca di salvarsi da sola semplicemente tenendo a posto i suoi libri contabili. Noi andremo avanti, cercheremo di vedere fino a che punto la situazione diventa paradossale: da una parte un tribunale che non vuole fare l'istruttore, dall'altra la banca che non vuole essere salvata, e cercheremo di capire quale può essere il filo perverso che impedisce di andare a vedere le carte truccate della Banca Carige. Grazie per oggi e alla prossima.